C'era una corrispondenza fra le opere, gli spettacoli di un giorno e quello che raccontava il contastorie, o ognuno era indipendente? Indipendente, ognuno sapeva cosa. Quello che raccontava veniva chiamato il conto, mentre c'era poi lo spettacolo. Il conto era quasi canteggiato, come dire il cantastorie con chitarra e diceva quattro paroline, eccetera, come i soliti cantastorie che raccontavano una disgrazia, un evento o un miracolo. Così era con l'opera dei Pupi.